Salve a tutti, benvenuti in questa nuova parte di Spario Ciughe, tu e tu Glimmer da Mattia Valcarenghi. In questa parte faremo ghiacciaio. È finita dritto sopra. Allora, come avete notato, questi qua sono uguali a Kalanchi di Skellox, ai personaggi, agli omini di Kalanchi di Skellox, solo che questi qua sono coperti, hanno il cappotto, insomma. Liberiamo qualcuno. Ah, solo per quello lo volete liberare, per la partita. Allora, va, liberiamo anche questo. Ok. Sì, ma se la smetti di muoverti mentre parli, faresti un piacere. Ah, ecco, i nemici sono questi esseri qua che lanciano palle di neve. Aspetta, ce n'è uno. Ah, eccolo qua dietro. Cioè, gli ero di fianco e non mi ha neanche colpito questo qui. Ok, questo qua mi ha colpito. Guardate come si arrampicano. Guardate come mi aiutano ad arrampicarmi, oh Dio. Rimangono fermi qua per tutta la durata del gioco. Eccolo qua, un altro nemico, questo animale stranissimo. Che c'è il naso a forma di, non so, cioè non so cosa sia, guardate, c'è cioè un trapano, sembra. Se non sbaglio qua ci dovrebbero essere delle gemme, infatti. No, non dovevo scendere. E ora come faccio a ritornare indietro? Aspettiamo. Vediamo se posso andare per di qua. Sì, ok. Aspettate che ritorno su. Ho sbagliato tutto. Oddio, c'è già Riccone. Il nostro carissimo Riccone. Allora, vediamo se ho dimenticato qualcosa. Infatti, mi stavo dimenticando di mangiare. Allora, nella prossima parte io dovrei fare o Portobrezza o Zefiro. Ditemi voi quale volete che faccia. Nei commenti sotto al video. Allora, aspetta. Perché lo colpisce a quello lì? Allora, qua stiamo attenti a quello lì nel farci colpire, infatti, ok. Ciao, Spiro. Potrei farti attraversare questo ponte per una piccola somma. Quanto? Vabbè, piccolo, stato sì. Grazie, Spiro. Ora posso comprare l'appartamento a Urrikos che volevo da tanto tempo. Attraversa il ponte. Ma perché proprio a Urrikos? Devi andare, cioè ci sono altri 1000 posti bellissimi, no, tu proprio a Urrikos, il luogo più cupo, tenebroso di Spiro 2. E un'altra volta che scende. Allora, beh, facciamo
Io ci siamo, facciamo. No, non posso fare la sfida. Pensavo che di poterla già fare, invece niente. Quando starò attento a non cadere. Vai, una vita. E questo qua che mi becca. E olè, venite tutti a beccarmi. Cioè, questo qua è di fianco a me, non riesco neanche a beccarlo. Sento di un bacca quest'altro, no, ovviamente, ovviamente. Devo stare attento a non farmi beccare perché qua c'è. Infatti. Oddio. Andiamo a recuperare un po' di vita per Sparks. Vai, recuperato. Ora andiamo di là e ammazziamoli tutti. Bruciamoli, uno. Ok, vai, fatto. Aspetta, qua sopra ci dovrebbe essere qualcosa. No, c'è solo la palla, ok. Il talismano lo prendiamo alla fine. Se non sbaglio ora posso farli. Allora, io posso andare già di qua. No, aspetta, dov'è che ero? Ah, ecco, di là. Infatti, eccolo qua. Attenzione. Ok, andiamo a parlare da questo qui. Toc, Il mio cucciolo di leopardo delle nevi. Stavo questo si chiama. pescando, quando mi sono girato non c'era più. Spero che Giorgio non venga divorato da quei mostruosi insetti. Ci ha chiamato il suo cucciolo di leopardo Giorgio. Ok, te lo vado a riprendere. Allora, se non sbaglio in questa sfida. Allora, prima raccogliamo le gemme e poi vi parlo della sfida. Dovremmo. Per far sì che questo leopardo ci segua, noi dovremo dargli da mangiare. Ok, tu dove ti vuoi muovere? Ok, lui se non sbaglio si metterà qua davanti, noi dovremmo aspettare che il pesce esca fuori, noi dovremmo darglielo da mangiare. Eccolo qui. Ok, non mi ricordo se dobbiamo farlo per 2 volte o per 3 volte. Sì, ma non farmi buttarmici giù. Ok, la seconda. O dobbiamo andare anche là? Sì, dobbiamo andare anche qua. Ok, erano 3 volte. Esci, pesciolino. Eccolo qua. Ora se non sbaglio ci dovrebbe seguire. Infatti, vieni. Dobbiamo stare attenti che ci segua. Ok, ci sta seguendo. Eh sì, io intanto vado giù. Mi suicido. Lui, ok, ci sta seguendo. Ok, eccolo qua, il tuo padroncino. Hai trovato Giorgio. Sono felice che sia salvo. Da ora in poi farò più attenzione. Tutto ciò che ho con me è questo piccolo oggetto scintillante che ho preso mentre pescavo. È tuo se lo vuoi. Come fai a trovare la sfera mentre peschi, dai? Non è possibile, una cosa senza senso. Sono caduto, bellissimo. Ok, dov'è che dovrei
Ah, di qua. Ok, qua giù. Facevamo visite guidate in queste grotte, ma ora sono infestate da Questo si chiama insetti. Tic. È solo questione di tempo, invaderanno l'intero villaggio. Credi di poter fare qualcosa? Sì, se vuoi ci proviamo, sicuro. Dio, se mi ricordo che devi catturarli tutti velocemente, perché se ne lascio io qualcuno, continueranno a riprodursi. Voce di insetti, usi potenziamento, super volo, ok. Vai, iniziamo. Devo fare la svelta. Dopo raccoglierò le gemme. Che ci abbiamo quasi fatto. Ci manca un po'. L'ultimo, se non sbaglio, era quello lì. Infatti. Dai, 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 dai. Dov'è l'altro? Finito tutto. Accetta questa sfera come umile segno di ringraziamento. Ok, ora andiamo a prendere le gemme. Speriamo di riuscire ad arrivare all'altra parte. Noi ce la possiamo fare. Ok. Ora ritorniamo su a prendere il talismano. Respiro, non cadere giù. Ok. Non erano mica scongelati questi qua. Si sono di nuovo ricongelati. Ok, andiamo su panni, guardate. Ma che sa? Solo loro lo possono fare sto super salto. Accetto subito. Prendiamo l'ultima gemma. Livello completato, ora andiamo via. E falli cadere tutti. E lui guarda che fa, ovviamente. Guardate il capo. Si vergogna di loro. Ma che sta succedendo? Avete visto? Allora. Allora, io direi di finire qui la parte. Mettete mi piace se vi è piaciuto, commentate, condividete se volete. E scegliete voi se dovrò fare portabrezza o Zefiro. Ciao a tutti, da Mattia Orcheringhi, ciao!